Signori all'ascolto, buon pomeriggio da Alberto Viazzi che conduce in studio, in regia Giovanni Castello con l'assistenza di Stefano Noiolde. Dedichiamo la nostra trasmissione in apertura alla giornata mondiale dell'acqua, poi avremo argomenti di carattere culturale con la stagione lirica del Teatro Cantero che domani concluderà con il Barbiere di Siviglia e poi presenteremo un libro dedicato al partigiano Aldo Gastaldi. Ma la prima parte, dicevamo, ci consentirà un tuffo nell'ambiente, nella natura e soprattutto ci farà riflettere sull'importanza del bene dell'acqua. Per introdurre un tema di questo genere, niente di meglio che ascoltare un passaggio del Cantico delle Creature di San Francesco, così come messo in musica da un cantautore che ha dedicato molti suoi brani alla natura, alla bellezza della natura, ovvero Angelo Branduardi. Confanno gloria e onore, a te ogni laude e benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è temento vano. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui che bellezza e splendore. Altissimo Signore porta il segno, si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. E beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te bellissima questa edizione del Cantico delle Creature che ci consente di entrare nel tema della nostra trasmissione, quello dell'acqua. Abbiamo sentito proprio il passaggio del Cantico delle Creature dedicato al bene dell'acqua e quest'oggi ne parliamo sotto angolature diverse con gli ospiti in studio Miriam Knop, guida ambientale di Labter Parco di Portofino. Benvenuta, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. E poi ancora abbiamo Gian Marco Chiappara che è il responsabile delle risorse idriche per il consumo umano della ASL 4. Benvenuto. Grazie. Buongiorno a tutti i telespettatori. Commentavamo con Miriam questo passaggio del Cantico delle Creature dedicato alla sorella acqua, che effettivamente ti piace. Sì, ma moltissimo, al di là del testo che è ben più antico di Branduardi, ma anche ovviamente come l'ha poi messa in musica lui è assolutamente molto bello. Voi svolgete attività di escursionismo e quindi sì, anche gite per i sentieri del nostro territorio, però vi dedicate anche ai luoghi, ai siti dove è presente l'acqua come protagonista? Sì, diciamo che noi, per l'acqua è fondamentale per tutto ciò che è natura, ovviamente senza acqua non c'è vita e non può più esserci vita ovviamente, oltre al fatto che la vita è nata nell'acqua, quindi diciamo che là dove c'è acqua la natura è rigogliosa, è bello ovviamente passare
passare, e noi diciamo, parliamo molto dell'acqua anche con i ragazzi delle scuole, perché è un tema importantissimo, perché è giusto sensibilizzarli al rispetto dell'acqua sotto tutti i punti di vista. Entriamo allora nel merito, voi fate anche dei percorsi a Portofino dove si ravvisa l'importanza dell'acqua, quali sono alcuni di questi tragitti che possono essere particolarmente significativi e suggestivi? Ma ci sono 80 km di sentieri, quindi direi che c'è ampia scelta, però ci sono alcuni luoghi particolarmente legati all'acqua, anche alcuni toponimi per esempio legati all'acqua, non so, adesso mi viene in mente per esempio Cala dell'Oro, no? Dove la leggenda dice che si chiami Cala dell'Oro, che è una piccola cala sul versante sud del parco di Portofino, praticamente venendo da Camogli prima di San Fruttuoso, e che adesso è zona A dell'area marina protetta, quindi è zona a riserva integrale. La leggenda dice che si chiami così perché il famoso pirata Dragut ha nascosto, si dice che abbia nascosto lì un suo tesoro scappando. In realtà il bene prezioso, cioè l'oro di quella cala, è una sorgente di acqua dolce proprio a livello del mare, quindi era ben conosciuta in antichità dai naviganti che avevano bisogno dell'acqua per sopravvivere, soprattutto quando c'erano ancora i galeoni, quindi si andava a remi, e seppure erano schiavi condannati quelli che remavano, ovviamente bisognava pur dargli di che sopravvivere, ecco. Ma sorgente di acqua dolce che c'è tuttora? Acqua dolce che c'è tuttora, non ci si può andare perché è riserva integrale, ma c'è tuttora, ci si va soltanto per ricerca, ovviamente, e comunque sì, la sorgente c'è, come del resto c'è una sorgente sotto l'abbazia di San Fruttuoso, e l'insediamento monastico è sorto lì, e sicuramente legato al fatto che ci fosse presenza d'acqua. Quindi anche a San Fruttuoso avete avuto modo di riscontrare questa traccia, questa presenza di acqua, e poi altre sorgenti di acqua dolce? Poi il monte di Portofino, il parco di Portofino è costellato di risorgive o sorgenti che nei secoli hanno alimentato vari mulini, per cui uno dei percorsi molto adatto per esempio a famiglie anche con bambini è la cosiddetta Valle dei Mulini, che poi è la valle che risale al Rio dell'Acqua Viva. Ecco, e dove la possiamo localizzare questa Valle dei Mulini? Sopra Paraggi, praticamente è il rio che sfocia proprio a Paraggi, sfocia sulla spiaggia di Paraggi, e se la si risale si arriva nella zona appunto subito sopra, sono circa 800 metri di sviluppo, non è un percorso lunghissimo, si arriva nella zona degli Olmi, Mulino del Gassetta, come dice la parola, Mulino del Gassetta era uno dei 33, forse 35 mulini presenti lungo quella piccolissima vallecola, e insomma è un molto consistente, e servivano per diciamo la produzione di farina di castagne, perché quello c'era per fare il pane, la pasta, e anche per la frantumazione delle olive, quindi erano una parte fondamentale dell'economia del promontorio. Stiamo vedendo queste belle immagini, 35 mulini in quella valle, effettivamente esatto. Sono un numero molto considerevole. Sì. Quanti ne sono rimasti come manufatti? Diciamo come manufatti se ne riconoscono più o meno 3 o 4, diciamo ancora in essere proprio, alcuni sono privati, il mulino del Gassetta è appunto anche un punto informativo del parco, e poi ci sono alcuni ruderi che si possono identificare comunque come antichi mulini, ci sono anche dei canali identificabili ancora come collettori d'acqua per alimentare questi mulini. Dunque Miriam Knop è guida ambientale del laboratorio territoriale Parco di Portofino, però diciamo che è competente anche su un territorio più ampio per quanto riguarda la Liguria e specificamente il Levante. C'è da segnalare qualche altra area interessante? Diciamo la presenza di acqua e soprattutto delle sorgenti? Diciamo che il nostro territorio non è ricchissimo d'acqua come sappiamo bene, noi non abbiamo grossi laghi, non abbiamo grossi fiumi, abbiamo qui vicino l'Entella che pur essendo un fiume piccolo, perché è corto, no? È lungo 6 km, è estremamente interessante soprattutto per il passaggio degli animali, quindi nel periodo di passo degli uccelli diventa veramente un'oasi che ospita gli uccelli di passaggio, immigrazione, quindi l'acqua è fondamentale per gli animali ovunque essa sia, non abbiamo riserve d'acqua eclatanti, però sicuramente laddove c'è acqua c'è assolutamente una bella natura da vedere. Però qualche segnalazione? Per i nostri ascoltatori che vorrebbero fare anche scoprire attraverso le passeggiate? Assolutamente è lunga Entella da scoprire, certo magari non nell'ora di punta quando gli animali si nascondono, ma nel periodo primaverile come adesso, se fate una passeggiata magari al mattino presto, capita di vedere degli uccelli di passaggio che non avrete magari visto tutti i giorni, ecco, quindi non so, come cavalieri d'Italia, come determinati aironi, e sono dei gioielli della natura assolutamente bellissimi, li abbiamo in mezzo
mezzo alla città. Tra pochissimo torneremo sul parco di Portofino, intanto chiediamo a Gianmarco Chiappara in che cosa consiste questo suo incarico, cioè la ASL 4 ha proprio un settore legato alle risorse idriche per il consumo umano. Spieghiamo ai nostri ascoltatori. Il nostro compito è quello di salvaguardare la qualità dell'acqua utilizzata a scopo idrico potabile. Questo comporta, l'esecuzione periodica di analisi sia di tipo batteriologico che di tipo chimico su tutta una serie molto vasta di punti di campionamento. Abbiamo circa 250 punti di campionamento su tutti i 30 comuni. Praticamente ogni frazione, anche dei comuni, soprattutto dei comuni montani, ha un punto di controllo. Questo comporta un carico di lavoro piuttosto consistente. Abbiamo il compito di salvaguardare le fonti di approvvigionamento, che ricordiamo che nel nostro territorio siamo in una situazione fortunata perché sono soprattutto fonti di origine sotterranea, essenzialmente pozzi e sorgenti. Abbiamo una miriade di sorgenti, ne abbiamo censito più di 500. Su tutto il territorio sostanzialmente del Tivuglio, no? Ovviamente l'alimentazione proveniente da sorgenti è totale per quanto riguarda i comuni dell'entroterra, mentre invece l'approvvigionamento idrico dei comuni della costa è essenzialmente legato ai pozzi e a alcune prese di acqua superficiale che però rispetto ad altre regioni nel nostro territorio sono in numero limitato, sono 16. Questo comporta quindi anche un lavoro di protezione e di controllo del territorio da tutti quegli insediamenti di tipo agricolo, industriale, abitativo, che in qualche maniera potrebbero compromettere la qualità dell'acqua. Qualità che, desidero ricordare, nel Tiguglio è elevata, cioè le nostre acque sono di tipo oligominerale, come composizione chimica sono caratteristicamente acque oligominerali come quelle imbottigliate. Abbiamo un problema di vetustà degli impianti, soprattutto delle sorgenti. Questo quindi comporta a volte la necessità di proteggere dal rischio batteriologico, che si evita su due linee. Uno sulla attivazione di sistemi di potabilizzazione, essenzialmente clorazione e, dove possibile, lampade ultraviolette, e soprattutto puntiamo sul risanamento. Noi come servizio, soprattutto in passato quando la gestione soprattutto era in carico ai comuni, abbiamo svolto un grosso lavoro di indagine sulle opere di presa, proprio recandoci, abbiamo girato praticamente tutti i monti. Ecco, allora su questo adesso volevo fare qualche domanda, però lei ha già anticipato, l'acqua in generale è di una buona qualità per tutto il Tiguglio, c'è però qualche zona o qualche comune dove l'acqua non è potabile? Attualmente no. Perché ripeto, intanto essenzialmente in gran parte la gestione attualmente è affidata a gestori privati e soltanto in 3 comuni abbiamo ancora una gestione di tipo a conduzione comunale. Ricordo che la normativa prevede una doppia filiera di controllo, cioè noi siamo i controllori esterni sull'operato del gestore, poi il gestore, piccolo o grande che sia, è obbligato a svolgere le sue analisi, quindi abbiamo una doppia serie di analisi sui punti di approvvigionamento. Però se succedesse che qualche valore non corrispondesse agli standard richiesti, sì, cosa succede? C'è tutta una procedura. Noi come laboratorio per legge utilizziamo l'ARPAL, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, e c'è tutta una procedura di comunicazione tempestiva e da parte nostra, a sua volta con altrettanta tempestività, interveniamo sul gestore perché provveda, cioè l'intervento di ritorno alla normalità e di competenza del gestore. Noi comunichiamo tempestivamente a questo l'avvenuta, come diciamo noi, non conformità. Il gestore deve immediatamente mettere in campo tutte le misure che lui ritiene necessarie per riportare alla normalità. Però nel frattempo gli utenti vengono in qualche modo avvisati in quei casi in cui l'acqua diventasse non potabile o comunque
non perfettamente consigliabile. Solamente in questo caso quindi viene avvertita anche l'autorità comunale, soltanto nei casi in cui la popolazione possa essere anche per un tempo limitato esposta a un rischio. Come è accaduto recentemente a Levi per l'alluvione o a Casalza Ligure quando c'era stato tipicamente, un inquinamento? Tipicamente il caso che è avvenuto a Casalza ha comportato tutta una serie di interventi straordinari e non c'è stato neanche un giorno in cui la popolazione abbia corso il rischio, nel senso che da parte del laboratorio che ci ha comunicato i risultati e da parte noi che abbiamo immediatamente preso contatto col gestore e il gestore che ha immediatamente e in maniera decisamente straordinaria con l'attivazione dei filtri, l'attivazione di un sistema sostitutivo di rifornimento, direi che è stato proprio un caso in cui ha mostrato che il coordinamento fra i vari agenti in gioco. E meno male, perché naturalmente è un elemento estremamente importante, come sottinteso. Vorrei aggiungere tra l'altro che nel caso di Casalza ci siamo trovati a dover affrontare un parametro che non è previsto dalla normativa, nonostante che la normativa preveda un numero elevato di parametri da controllare, a volte dobbiamo far fronte anche a parametri che non sono normati. Che non sono previsti e quindi dovete valutare voi stessi. Abbiamo la responsabilità di valutare. Certo. Torniamo adesso da Miriam per parlare ancora delle caratteristiche idriche del nostro territorio, perché si diceva il Tiguglio tutto sommato deve fare i conti con l'acqua, nonostante ci siano dei corsi d'acqua, nonostante tutta la regione sia proprio in riva al mare, però Portofino in particolare invece ha risorse idriche abbastanza interessanti. Ma diciamo che il promontorio di Portofino è ricco d'acqua perché è il territorio stesso che lo conserva, nel senso che è il tipo di roccia prevalente nel promontorio, che è il conglomerato. Che ha delle caratteristiche particolari. Sì, no? Diciamo che il conglomerato si spacca in grandi blocchi verticali, non so, per esempio un altro toponimo è Pietre Strette, che deriva proprio da questo, ci sono questi grossi blocchi di conglomerato e questi permettono l'infiltrazione dell'acqua in profondità, per cui l'acqua anche in estate, per esempio quando fa molto caldo, evapora lentamente perché viene conservata all'interno proprio della roccia stessa. E poi queste risorgive o queste sorgenti che ci sono sul promontorio hanno sempre permesso appunto l'insediamento umano. Un caso un po' particolare è stata nei secoli Camogli, che ha avuto più difficoltà nell'approvvigionamento idrico, soprattutto in un periodo particolare, verso nell'Ottocento, quando c'è stata un'interruzione dell'approvvigionamento della città di Camogli e Camogli si è dovuta adattare con sistemi diversi e nuovi, con l'adozione di un nuovo acquedotto, l'acquedotto storico. Però ecco un aneddoto, per esempio le donne di Camogli, ecco, per lavare i panni in quel periodo lì particolare andavano appunto a Chiappa, quindi prendevano una barca a remi ovviamente e con la loro bella biancheria passavano una giornata a lavare il boccato, cosa che insomma noi se ci mettiamo più di 5 minuti perché dobbiamo solo inserire la spina e premere un pulsante già ci sembra tanto, quindi ci fa pensare questo. Certo, no? Quando era l'episodio che stavi raccontando? Ma era nell'Ottocento, perché nell'Ottocento, quindi... sì, verso la metà dell'Ottocento. Poco più di un secolo, ma no, secolo fa, non tanto tempo fa. No, no. Sì, perché in effetti uno degli scopi di questa giornata mondiale dell'acqua, che per la precisione si celebrava ieri, quindi il 22 di marzo, sì, subito dopo l'inizio della primavera, ed è stata istituita questa giornata nel 1992. Uno degli scopi è quello di sensibilizzare proprio sul bene dell'acqua, che adesso effettivamente è quasi inevitabilmente nella mentalità comune, viene dato come un bene scontato e a portata di mano, ma in realtà non è proprio così. Anche al giorno d'oggi bisogna fare attenzione per conservare, custodire bene, ma anche conservare il bene dell'acqua. Voi avete dei riscontri in tal senso? Sì, assolutamente sì. Beh, noi lavoriamo tanto con i bambini, quindi uno dei messaggi che si cerca di dare fin da quando sono molto piccoli ovviamente è quello di risparmiare l'acqua, proprio perché è un bene prezioso, quindi non va sprecata. E poi attraverso la conoscenza si insegna il rispetto, no? Quindi facendo vedere che cosa di bello troviamo vicino all'acqua, quindi non so, le piante particolari, gli adattamenti che le piante hanno proprio per sopravvivere alla carenza d'acqua, ma anche quelle che invece vivono vicino all'acqua come le felci, gli animali che sono legati all'acqua per la loro vita, quindi quelli
più o meno legati all'acqua, come non so, possono essere gli anfibi. Ecco, insegnare ai bambini e poi anche ai ragazzi delle medie a conoscere le forme di vita diverse, quindi la grande varietà di forme di vita, aiuta poi anche ad insegnare il rispetto, no? Perché poi la conoscenza genera l'apprezzamento, l'amore per le cose e quindi anche per la natura. Ricordiamo, tra l'altro, abbiamo fatto riferimento a un secolo e mezzo fa, però anche al giorno d'oggi in molte parti del mondo l'acqua non è un bene a portata di mano. Assolutamente. Anzi, i dati più precisi dicono che attualmente ci sono 663 milioni di persone al mondo che vivono senza l'acqua in casa, e particolarmente ci sono alcuni paesi, la Nigeria, il Sud Sudan, la Somalia e lo Yemen, dove 20 milioni di persone non hanno accesso a cibo e acqua. Queste cifre naturalmente sono imponenti e fanno pensare. C'è qualche comportamento che... ci sono delle difficoltà innanzitutto da noi per il provvigionamento, l'approvvigionamento dell'acqua, oppure no, Gianmarco Chiappara? Difficoltà direi di no, può succedere d'estate in alcune frazioni alimentate da piccole sorgenti, abbiamo avuto alcuni casi in cui si è dovuto ricorrere all'autobotte, però direi che la fornitura di acqua sì. Noi come ASL ci siamo da tempo anche sensibilizzati sul discorso del risparmio idrico. Alcuni anni fa avevamo fatto anche una brochure, che probabilmente sarà il caso un po' di ristampare. Forse ha portato anche dei dati, non so se abbiamo avuto il tempo, ha portato dei dati da mostrare in trasmissione? Sì, però... cioè, sono un po' complessi. Non so, questo CD che avevo fatto nel 20° anniversario dell'attività mostra un po' come operiamo sul quindi campo. Quindi poi ne parliamo. Invece sul risparmio dell'acqua, diceva... Sul risparmio avevamo, quali sono le cose importanti? Predisposto un semplice, ma penso utile, prontuario su piccoli risparmi, perché diciamo il risparmio idrico può essere affrontato a vario livello. Chiaramente il fatto che in Italia ci sia una dispersione intorno al 27% è un problema nazionale rilevante, che poi nel sud le percentuali sono ancora molto più alte, ma diciamo lì è lo Stato e le regioni che devono intervenire. Anche il singolo però può fare molto, e noi avevamo già un po' di anni fa elencato alcune cose semplici da usare, il frangigetto nei rubinetti, quando ci si lava banalmente i denti, non lasciare scorrere ininterrottamente l'acqua, controllare la cassetta di scarico. Anche questo, il fatto che purtroppo non per l'acqua di scarico si usi acqua potabilizzata è direi un delitto, però finché non si renderà obbligatorio una doppia rete come prevista in altri paesi, ogni sciacquone sono 10 litri di acqua potabilizzata che se ne vanno. E questa è una cifra anche, insomma, 10 litri per ogni sciacquone vuol dire che poi... nell'arco sì, del consumo quotidiano viene fuori una cifra anche abbastanza delle alta. Tabelle, però, ma magari ci saranno altri occasioni, però lei ci sta dando la dimensione. Sul consumo dei vari elettrodomestici, eccetera. E tra l'altro prima si parlava della risorsa acqua sul nostro territorio con Miriam Conopa, adesso prima di concludere, tra poco abbiamo come di consueto lo stacco dedicato alla Quaresima con la rubrica di Don Andrea Buffoli e poi riprenderemo con altri ospiti. Però ecco, dicevamo, il nostro territorio ha anche, Miriam, questa caratteristica di avere piccoli corsi d'acqua, però a volte problematici, perché poi invece abbiamo il contraccolpo delle alluvioni. Sì, purtroppo il nostro territorio è particolare, la Liguria è una fascia stretta, sottesa diciamo tra le montagne e il mare, e i nostri corsi d'acqua quindi sono tutti a carattere torrentizio, quasi tutti perlomeno, e quando piove ovviamente l'acqua in discesa acquista una grande potenza, una grande velocità, una grande energia, e sappiamo bene i danni che può causare. Anche per piccoli rii, piccoli torrenti? A volte purtroppo sì, nel senso che magari se il bacino collettore di acqua è abbastanza vasto e il fenomeno meteorologico è insistente su un punto, purtroppo, come si è verificato anche in determinate zone della Liguria, basta pensare alle Cinque Terre, poi ci sono problematiche diverse ovviamente legate a, diciamo, all'edilizia, quindi alle trasformazioni dei corsi d'acqua, però ecco, il nostro territorio raccoglie l'acqua in pochissimo spazio e la perde subito poi in mare, in realtà il terreno ovviamente un po' ne assorbe, ma se ci sono fenomeni importanti a volte...
abbiamo dei problemi che conosciamo bene. Eh sì, chiedo a entrambe un parere conclusivo che interessa sicuramente i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo da casa. Effettivamente sinora in questa stagione ha piovuto veramente poco, quest'anno bisognerà vedere adesso come andranno i mesi della primavera. Per l'estate c'è da aspettarsi un rischio di siccità? Miriam Knopp? Oh mamma mia, io non sono una meteorologa, diciamo. Però, che per le caratteristiche del terreno, per la caratteristica della ritenzione idrica? Direttamente da noi secondo me no, nel senso che già in passato abbiamo avuto delle primavere, siamo appena entrati in primavera fondamentalmente, ma degli inverni poco piovosi, con poche precipitazioni, e non siamo mai entrati subito in una crisi idrica. Certo è che vale il discorso del risparmio, assolutamente, questo sempre, cioè che piova che non piova, noi la nostra acqua la dobbiamo tutelare in tutti i modi. Gianmarco Chiappara? Attualmente i gestori, visto che negli anni passati abbiamo avuto anche episodi di estati siccitose, sono abbastanza preparati, nel senso che ci sono serbatoi di una certa dimensione che consentono di affrontare. Naturalmente dipenderà se ci sarà siccità, quanto dura, e quindi non si può escludere, diciamo che è un evento fra quelli previsti. Vorrei aggiungere una cosa sul discorso dell'informazione alla popolazione, che noi riteniamo un aspetto molto importante. Stiamo procedendo a aggiornare, perché abbiamo caricato sul sito dell'ASL delle tabelle riassuntive con i dati. Quelle attualmente presenti sono un po' datate, le stiamo provvedendo ad aggiornare, quindi nelle prossime settimane il cittadino che si volesse entrare nel sito troverà anche i risultati medi annui del suo comune. D'accordo. Allora, grazie per l'intervento in studio a Miriam Knopp e a Gianmarco Chiappara, abbiamo così toccato alcuni temi legati alla giornata mondiale dell'acqua. Il messaggio è chiaro: un bene prezioso da custodire, conservare e tutelare il più possibile. Adesso, come anticipato, la rubrica dedicata al cammino di Quaresima con Don Andrea Buffoli, e poi tra due minuti torniamo in studio. Un saluto a tutti. Papa Francesco dice così: ognuno di noi incontra delle persone sul proprio cammino. Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita accoglienza, rispetto, amore. La parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole. Ogni vita che ci viene incontro merita accoglienza, merita che il nostro cuore sia un cuore aperto, pronto ad accogliere, pronto a fare spazio all'altro. Ogni vita merita rispetto, nonostante le scelte differenti dalle mie, nonostante i pareri che io non condivido, nonostante le cose che immediatamente non mi piacciono. Ogni vita merita rispetto. Avere rispetto vuol dire, nonostante le differenze, essere disposti a dare fiducia, essere disposti a dare un cammino e ad iniziare un cammino insieme. Ogni vita merita accoglienza, rispetto, quindi ogni vita merita amore. Potremmo dire che è la conseguenza delle altre due: dall'accoglienza e dal rispetto merita e diventa pienamente fecondo l'amore. Cioè quel cuore aperto diventa un cuore che si dona. Quell'accoglienza diventata vita diventa vita vissuta nell'amore. Io non posso non aprire il cuore verso i miei fratelli, e la parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla. La parola di Dio ci dona quella luce necessaria per vedere dove Dio oggi mi dà appuntamento. Domandiamocelo uscendo di casa questa mattina o le prossime mattine: Dio, dove mi dà appuntamento oggi? Dove Dio vuole incontrarmi? In chi vuole incontrarmi? Dove Dio chiede il mio impegno, la mia dedizione completa per Lui e per la Sua parola? Dove Dio chiede di donarmi nel volto dei fratelli?
tutte queste domande risuonino dentro di noi e ci aiutino a vivere il tempo della Quaresima in maniera più autentica. Un saluto e arrivederci a domani. Ora parliamo di musica e ascoltiamo soprattutto la musica e in particolar modo la musica lirica, perché siamo giunti ormai alla conclusione, all'epilogo della stagione lirica del Teatro Cantero di Chiavari 2016-2017. Domani sera infatti verrà portata sul palco l'ultima opera del cartellone, ovvero Il Barbiere di Siviglia, celeberrima opera in due atti di Gioachino Rossini. Abbiamo ospite in studio il direttore del Teatro Cantero di Chiavari, Pier Enrico Dall'Orso, benvenuto. Buongiorno e buon voi, pomeriggio. E grazie a voi. Siamo alla conclusione della decima stagione lirica, quindi sinora siete stati piuttosto continui, piuttosto longevi. Lei è stato, ha avuto in questi 10 anni qualche esitazione in merito alla effettiva portata di una stagione lirica per Chiavari oppure no? È stato un percorso molto, molto gradevole, molto, molto difficile, perché oggi fare cultura e soprattutto opera lirica in Italia è veramente difficile, però è stata una collaborazione innanzitutto bellissima con l'associazione culturale del cantante Ivan Marino di Imperia. Devo dire che è stata veramente un'attività proficua, perché abbiamo raggiunto 10 anni di collaborazione che per un teatro privato e, diciamo, senza aiuto pubblico è stato veramente un grosso risultato. Con domani sera chiudiamo questi 10 anni che sono stati, devo dire, un risultato brillante, perché siamo riusciti più o meno a mantenere sempre una notevole partecipazione di pubblico. Diciamo la qualità dei cantanti e delle opere presentate ha sempre mantenuto un livello notevole, e questa è una cosa che ci riempie molto di grande soddisfazione. Raggiunto il traguardo dei 10 anni, l'11° anno, cosa succederà? Speriamo che di continuare, l'auspicio sarebbe di continuare per altri 10 anni con questo ritmo, di riuscire ogni anno riuscire a fare quel tot numero di opere da rendere la partecipazione a tutto il pubblico che è interessato a questa attività. L'idea è quella anche, ovviamente, se sarà possibile, di ampliare quello che è un po' il bagaglio di quello che saranno le rappresentazioni in teatro, aumentando magari con un discorso di prosa, di questo sempre se riusciremo ad avere anche diciamo un aiuto, una collaborazione da parte istituzionale che ci consenta di fare questa attività. E allora abbiamo citato Ivan Marino, adesso lo abbiamo in collegamento telefonico in diretta. Ivan Marino è il direttore artistico della stagione lirica del Teatro Cantero di Chiavari ed è anche il presidente dell'associazione Ritorno all'Opera, che si è incaricata di fare proprio riscoprire l'opera lirica a Chiavari. Buon pomeriggio Ivan. Buongiorno a tutti, buongiorno. Secondo lei questi 10 anni come sono andati? Effettivamente il pubblico è stato riportato un po' all'opera lirica o ci sono state anche delle fasi di stanca, soprattutto in questi ultimi anni? Diciamo che, come diceva il dottore Dall'Orso, è stata, diciamo, un'impresa incredibile fare questi arrivare alla decima stagione e con la vita del Teatro Cantero, con tutta la nostra forza d'animo e umiltà di cercare di far sempre delle stagioni all'altezza. Il pubblico, ovviamente la crisi che diciamo evidente anche a livello economico, nazionale, internazionale, si ripercuote anche un po' sugli spettacoli, però c'è sempre stata comunque un buon afflusso di pubblico e quindi, diciamo, da questo punto di vista non possiamo essere scontenti. Diego, quindi su una eventuale 11ª stagione, tutto sommato ci sembrava che il direttore Dall'Orso mettesse un punto interrogativo. Lei cosa direbbe? Se la sentirebbe di continuare? Sì, assolutamente, nel senso che dopo tutti questi anni, diciamo, quest'anno abbiamo stata portata per la prima volta la prosa, diciamo,
nell'arco di questi 10 anni con le donne in cerca di guai, ha avuto un ottimo successo, quindi come diceva il dottor Dall'Orso, sicuramente bisognerà trovare una commissione tra lirica e anche prosa, magari altri tipi di spettacoli che possano attrarre un pubblico più diversificato, per far sì che ci sia, diciamo, un cartellone che possa soddisfare anche le esigenze di altri tipi di spettatori. Ecco, lei mi anticipava da questo punto di vista, quest'anno l'esperimento della prosa, per la prima volta è stato riportato uno spettacolo di prosa nell'ambito della stagione, che ha avuto un buon riscontro, stavate dicendo. Mediamente la stagione è composta ogni anno di 5-6 spettacoli, molti anni c'è stato un ospite straordinario, per esempio ci sono stati i concerti di violino con Uto Ughi oppure con Salvatore Accardo, quindi una stagione che si attesta sui 5-6 spettacoli. Con la prosa, chiedo ad ambedue, si amplierebbe però il numero di serate? Dall'Orso? Sì, l'obiettivo sarebbe quello di fare, allargando il discorso della stagione, riuscire a portare la prosa, riuscire a portare eventualmente anche qualche cantante, anche qualche comico, cioè fare in modo di poter abbracciare il pubblico a 360 gradi per soddisfare un po' tutti. Quindi ampliare proprio il raggio. Certo. Lei, Marino, è d'accordo su questo, ci sembra? Assolutamente sì, perché il teatro lo merita il Tigullio, come punto di riferimento al Cantera appunto è molto molto importante, quindi è un bacino di utenza che è assolutamente da valutare proprio per questa tipologia di spettatori, e la prosa quest'anno ha dato soddisfazione perché c'è stata un'ottima affluenza, un pubblico diverso da quello dell'opera, quindi diciamo riuscire ad abbracciare i vari generi che le persone possono, diciamo, del desiderio di vederlo, è sicuramente un obiettivo importante per la zona del Tigullio, quindi il Cantera sarà sempre di più, cioè, almeno un riferimento anche culturale e anche magari più leggero, ma che possa appunto dare una soddisfazione completa a, diciamo, al pubblico, diciamo, appassionato di vari generi. L'intento, lo sforzo, come diceva Dall'Orso, si spera anche in un aiuto istituzionale, comunque di poter proseguire, migliorare possibilmente sempre di più la stagione. Ecco. D'accordo, abbiamo visto tra l'altro nel cartellone il titolo dello spettacolo di prosa di quest'anno, Tre donne in cerca di guai. Grazie per l'intervento telefonico, Ivan Marino, buon pomeriggio, ci vediamo domani sera. Grazie per gli spettatori, arrivederci. Però, dicevamo, il Teatro Cantero è encomiabile perché in fondo, a parte tolto il Teatro Carlo Felice di Genova, è l'unico teatro della Liguria che porta avanti ormai da anni una stagione lirica. Però quanto vi costa? Ci dica proprio chiaramente quant'è il costo complessivo della stagione. Guardi, io cosa che non abbiamo mai, io non l'ho mai detto perché è una cosa così che poi può sembrare antipatica. Ad esempio, il mio ruolo è un ruolo di volontariato, proprio per il discorso di passione, per il discorso di ricordare anche le sorelle Cantero, che sono state due persone fantastiche. Purtroppo mantenere una struttura del genere è una cosa veramente difficile, sia da un punto di vista proprio di struttura, perché un immobile, io lo definisco sempre un duomo, è una struttura del 30, necessita sempre di manutenzione di vari tipi, e poi l'organizzare questi eventi, ad esempio solo organizzare una stagione lirica in questa maniera qua, lei faccia conto che mediamente un teatro, diciamo a livello nazionale, per fare una prima di opera deve fare un investimento di circa 150.000 euro. Faccia conto che ovviamente con il nostro bacino d'utenza, con le nostre presenze, non riusciremo neanche con un costo del genere, non riusciremo assolutamente a poter far fronte a questa cosa. Però ci dia un'idea della spesa complessiva, anche per fare capire quanto costa una stagione come quest'anno, insomma, con tre opere liriche, uno spettacolo di prosa e uno spettacolo di operetta. Faccia conto che tranquillamente si oscilla sui 100.000 euro. 100.000 euro per tutto l'anno, certo, quindi insomma una spesa importante. Il nostro regista Giovanni Castello ci sta già proponendo qualche brano del Barbiere di Siviglia, che dicevamo è l'opera che domani concluderà la stagione. Ne seguiamo un breve passaggio, anche perché poi si tratta della ultima realizzazione del Barbiere di Siviglia, sempre al Teatro Cantero per la stagione lirica.
E questo è un celeberrimo passaggio, questo è il protagonista, Figaro nel Barbiere di Siviglia. Per l'allestimento di domani, chi sarà in scena, direttore? Domani sera abbiamo tre artisti conosciuti a livello internazionale, che sono il baritono Valerio, il tenore Escobar e il soprano Kibalova. Quindi Giorgio Valerio proprio nei panni di Figaro, Escobar il conte di Almaviva e poi il soprano Stefana Kibalova nel ruolo di Rosina. Regista dello spettacolo Alessandro Bertolotti, che abbiamo in collegamento telefonico. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Il Barbiere di Siviglia, opera di Gioacchino Rossini su libretto di Cesare Sterbini, due atti tratti dalla commedia di Beaumarchais, ci presenta una trama che magari è già nota al grande pubblico. Però le chiediamo, nell'allestimento, quali sono state le cose importanti per la serata di domani, regista? Guardi, l'allestimento sarà assolutamente tradizionale. Mi avvalgo di una scenografia molto molto curata che già alla presa del sipario predispone il pubblico a una serata di assoluto divertimento. E naturalmente è una scenografia anche una specie di finestra aperta su cose colorate anche un po' che si mischiano fra loro, non strettamente didascalica ma più che altro che suggerisce un evento, perché è una storia d'amore di due ragazze che si conoscono a Madrid al Museo del Prado, Rosina e il Conte d'Almaviva appunto, e quindi questa storia d'amore per trionfare da Madrid a Siviglia si avverrà di un caleidoscopio di travestimenti, di serenate notturne, di equivoci esilaranti. Quindi c'è una scenografia che suggerisce anche un po' questa simpatica confusione, chiamiamola così. È un'opera celeberrima di Rossini, ma anche molto divertente, come lei diceva, infatti è popolare da questo punto di vista. E per sul versante musicale le chiedo così una segnalazione: quali sono le arie celebri del Barbiere di Siviglia che il pubblico attende? Guardi, senz'altro la celebre cavatina di cui abbiamo avuto poco fa un esempio, la cavatina di Figaro, largo al factotum, seguita anche dalla altrettanto celebre Una voce poco fa, l'aria di Rosina in cui lei esprime tutta la sua furbizia e tutta la sua intenzione di usare appunto 100 trappole per poter raggiungere i suoi scopi, e poi altra aria famosissima, la calunnia, l'aria di Don Basilio, uno dei due bassi dell'opera. L'altro basso è il dottor Bartolo, che ha un'aria che è anche un divertente scioglilingua che si chiama A un dottore della mia sorte, per arrivare poi al celebre finale primo, che è tutta diciamo una mescolanza di voci che vanno a intersecarsi una con l'altra, che è Mi par d'esser con la testa, che anche qui ci sarà una sorpresa di molti colori e molte cose. E poi nel secondo atto abbiamo duetti, l'aria della lezione, che è un pretesto per ulteriori travestimenti equivoci, fino ad arrivare al terzetto finale, Dolce Nodo, che ci porta poi al lieto fine col matrimonio dei due innamorati. Allora, grazie per questo intervento in diretta al regista Alessandro Bertolotti. Buon pomeriggio, in bocca al lupo per domani sera. Voi vi aspetto domani. Benissimo, grazie. Salve, arrivederci. Tra poco lo ascolteremo proprio il passaggio finale, la conclusione del secondo atto e quindi di tutta l'opera. In chiusura però una battuta, direttore Dall'Orso. Voi avete proprio in occasione di questo decennale avete preparato un album che ripercorre le stagioni liriche del Teatro Cantero. Sì, è un po' una cronistoria, abbiamo voluto riepilogare un attimino tutto il lavoro svolto e sogliandolo non ci rendiamo conto del lavoro che è stato realizzato e questo ci riempie veramente di grande gioia, perché ci fa capire comunque che sono stati 10 anni di lavoro intenso, ma anche di grossi risultati. Di soddisfazioni. Allora, domani sera l'appuntamento al Teatro Cantero alle ore 21 con il Barbiere di Siviglia, e adesso, come vi abbiamo promesso e anticipato, vediamo la sequenza finale. Testimonio, ah, non vado proprio io.
Certo, giù in tasca, certi argomenti a cui non si risponde. E Dio bestia solenne, per meglio assicurare il matrimonio, io portai via la scala del balcone. Ecco che fa un inutile precauzione. Restiamo nell'ambito della cultura e direi più precisamente della storia con i nostri ospiti che ci hanno raggiunto in studio. Abbiamo Sandro Antonini, scrittore e autore del libro che stiamo per presentare. Buon pomeriggio. Grazie. E accanto a lui l'editore Goffredo Ferretto, che è il direttore della casa editrice Internos di Chiavari. Bentornato a Goffredo. Grazie, buongiorno. Vogliamo presentare un libro che è appena stato stampato da Internos, che è dedicato a una figura di partigiano, Aldo Gastaldi. Il suo nome come partigiano era quello di Bisagno. Sandro Antonini ha appena dedicato un libro a questo tema, che sarà prossimamente presentato, tra poco daremo tutte le indicazioni, e che naturalmente esce anche in prossimità della festa del 25 di aprile. Ai nostri ascoltatori possiamo subito fotografare la figura di Aldo, Aldo Gastaldi, detto Bisagno. Era un partigiano straordinario, tanto il primo della Liguria sicuramente, medaglia d'oro al valor militare, comandante della più grande divisione partigiana ligure, che era la Cicchero. La particolarità di questo uomo è che era un cattolico. E diciamo così, ha usato il suo cattolicesimo anche nel partigianato, che per lui è diventato una missione, ecco, questo si può dire. Non sono mai venuti meno i suoi principi cattolici, ed è una peculiarità, perché lui comandava una divisione garibaldina ed era circondato non da cattolici ma da comunisti. Il comando militare della sesta zona era anche un comando prettamente comunista, quindi diciamo così, si è verificata questa anomalia di un comandante partigiano di grandissimo valore che però professava principi cattolici e li ha anche applicati nella sua missione. Perché lui il partigianato l'ha considerato una missione da subito, cioè dall'8 settembre, ed ha continuato così fino alla fine. E per questo veniva comunque apprezzato e stimato dagli altri o no? Allora, veniva stimato soprattutto alla base, quindi
anche partigiani di altra idea, partigiani comunisti molti, avevano riconosciuto le sue capacità, ma Bisagno, proprio per questi suoi comportamenti, ha avuto degli scontri durissimi con il comando militare, che ripeto, era un comando militare comunista. Ora bisogna capire perché il Partito Comunista del 1945, il Partito Comunista Italiano del 1945, non era un partito né rivoluzionario né riformista, era un partito stalinista. Dunque l'assunto da cui partire è questo: i partigiani, non soltanto i capi, ma anche tutti gli altri che nello stesso tempo hanno maturato l'idea, perché quando sono andati a fare i partigiani quest'idea l'avevano pochissimi, poi piano piano hanno maturato l'idea di diventare comunisti, ma non conoscevano né Marx, né Engels, né Gramsci, cioè i principi del comunismo classico non li conoscevano molto, però conoscevano Stalin e hanno improntato, diciamo così, l'idea anche del comunismo italiano. Ha pescato molto dallo stalinismo. Quindi tutto sommato dalla versione più dura. La versione più dura. E Togliatti stesso, che era segretario del Partito Comunista Italiano, prendeva disposizioni da Mosca. Anche la svolta di Salerno che Togliatti ha fatto in Italia, quando ha deciso che i comunisti italiani dovessero collaborare con tutte le altre forze politiche presenti nel paese, parlo del 44-45, quindi sotto la Repubblica Sociale Italiana, questa svolta è stata decisa a Mosca. Goffredo Ferretto, perché quest'anno pubblicare un libro dedicato al partigiano Bisagno? Bene, intanto rientrava nel programma di pubblicazioni che avevamo fatto insieme a Sandro Antonini, che io sono orgoglioso di avere nella cosiddetta scuderia della casa editrice. In più, dal primo libro fino ad oggi, siamo già al terzo libro che facciamo insieme, al quarto libro diciamo insieme. è maturata anche un'amicizia sul piano umano e di questa sono geloso, ecco, mi fa molto piacere. A parte questo, cioè che abbiamo fatto un piano di pubblicazione nella quale rientrava questo testo su Bisagno, ma credo che sia, come già mi pare evidente dalle parole che ha detto Sandro ora, proprio sotto la tua domanda, mi sembra che fosse necessario un testo di questo genere, soprattutto dopo che negli ultimi anni sono state rinfocolate in qualche maniera anche da un film che è stato proposto anche qui a Chiavari. Stiamo parlando del film di Marco Gandolfo, esatto, dedicato ad Allora Stadio, uscito nel 2015. Sono state rinfocolate molte polemiche, quanto fondate non lo so, certamente non simpatiche, ecco, nel senso che io non ho... Ma perché non è accettata l'idea di un partigiano cattolico? È questo il nodo storiografico? Guarda, io francamente non lo so ancora. Perché storicamente comunque esistevano i partigiani bianchi e i partigiani rossi, non è una mosca bianca, se mi si consente il gioco di parole. Ma sulla sua figura specifica, sono state polemiche anche quando io ho partecipato, ero tra il pubblico ovviamente, non ero tra i relatori, a un convegno che c'è stato a Chiavari all'auditorium, una persona che ha detto di essere un parente, anzi porta lo stesso nome di Gastaldi, alla fine della manifestazione ha lanciato anche sospetti abbastanza gravi, senza poterli giustificare, anche perché la manifestazione era finita. Quindi tu dici questo libro rende giustizia storica, ecco, ad Aldo Gastaldi. Bravo, ecco, era necessario questo libro perché finalmente la luce che si getta sulla sua figura, e possiamo dire certamente che per lui può essere speso l'aggettivo figura eroica e amata, è diventato un mito, e basti ricordare le stupende poesie di Elena Bono dedicate ad Aldo Gastaldi Bisagno. In un certo senso mi avete preceduto, perché ha detto adesso Goffredo Ferretto che viene restituita giustizia storica attraverso la scrittura rigorosa e competente di Sandro Antonini alla figura di Aldo Gastaldi. Vi volevo chiedere se secondo voi è sufficientemente conosciuta
sul territorio la figura di questo partigiano. Mi pare che la risposta sottintesa sia forse conosciuta, sì, ma non nella giusta è conosciuta certamente situazione. Perché il suo nome è un nome tra virgolette mitico, c'è anche una strada dove abita mia figlia, Aldo Gastaldi a Chiavari, è la strada dove c'è lo stadio comunale, ecco. Però nella sua realtà storica, così come Sandro Antonini la mette in luce, documentando tutto riga per riga, io di lui mi fido come editore, qualsiasi cosa mi proponga, però proprio per abitudine non pubblico mai un libro senza averlo letto tutto di cima in fondo, e vi garantisco che non c'è una sola affermazione di Sandro Antonini che non sia documentata. Se poi le fonti mentono, allora è un altro discorso, ma non credo possibile. Abbiamo detto con Goffredo Ferretto, abbiamo speso l'aggettivo eroico per parlare di Bisagno, è d'accordo anche Sandro Antonini, eroico perché, Aldo Gastaldi perché eroico? Ma eroico anche per la battaglia che ha sostenuto contro i suoi compagni, amici e nemici, no? Che poi sono diventati nemici a un certo punto. Perché? Perché lui proponeva sostanzialmente due cose che sono rivoluzionarie a mio modo di vedere, nel 1945, dopo 21 anni di regime autoritario e dopo il tentativo della Repubblica Sociale Italiana di totalizzare il paese attraverso una dittatura. E lui cosa fece? Lui disse agli uomini, in sostanza disse due cose che dovevano essere autonomi dal punto di vista intellettuale, quindi pensare con la loro testa e combattere e decidere una scelta politica dopo, non subito, e senza farsi, diciamo così, influenzare da chi voleva fargliela chi voleva fargliela decidere. Ecco, queste parole nel 1945, cioè la libertà intellettuale e la libertà di decisione, erano, sono rivoluzionarie ancora oggi in certi paesi. Lui disse questo e non venne accettata questa sua teoria, diciamo così, dagli altri, che avevano altre idee, cioè quelle di portare alla resistenza un'ideologia che non fosse questa, ma che fosse diversa. Gli scontri li ha avuti in questo senso, con queste persone. Ecco perché è diventato perché è eroico, secondo me. A parte il fatto, e poi aveva anche un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire, il dialogo. Cioè lui era per il dialogo, non era per combattere, era per convincere attraverso le parole. Tant'è vero che un battaglione della Monte Rosa, il Vestone, formato da circa 700 alpini tra ufficiali e soldati, passò in toto quasi, a parte 150 persone, con i partigiani, e il comandante del Vestone, il maggiore Paroldo, diventò il partigiano Trebbia. Lui li convinse con il dialogo a fare questa scelta, che poi era la scelta giusta, perché ci si toglieva da una dittatura. Ecco, le misure eclatanti di Bisagno sono proprio queste: il convincimento attraverso il dialogo e la libertà di pensiero. Quindi proprio mi sembra che sia un modo di essere, un modo di rapportarsi. Poi, che viene fuori da quello che lei sta descrivendo. Bisagno, il cattolicesimo non l'ha mai rinegato in nessun modo, anche quando poteva essere scomodo. Certo, addirittura lui la sera, quando si trovava in certi paesi, sapeva che si recitava il rosario, andava a recitare il rosario. Punto. Grazie per queste anticipazioni, questi assaggi. Noi ora siamo in chiusura, però intanto vogliamo mostrare la copertina del libro Io Bisagno, il partigiano Aldo Gastaldi, che se possibile adesso stringiamo anche con l'inquadratura. È un libro scritto da Sandro Antonini, edito da Internos. Siamo in prossimità del 25 di aprile, quindi certamente non è casuale il periodo dell'uscita. Certamente. Ci sarà una presentazione, una prima presentazione ufficiale, Sandro Antonini, che è fissata per sabato 1 aprile, a che ora e dove? Alle 16.30, se si levante, alla Sala Bo, in Largo Colombo. Grazie all'autore Sandro Antonini, che è stato ospite nei nostri studi, insieme all'editore Goffredo Ferretto, per questa presentazione. In bocca al lupo per l'esordio del libro. E grazie ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito sino ad adesso. L'appuntamento con la rubrica del Buon Pomeriggio tornerà domani alle ore 14.30. Ora vi lasciamo ai programmi della rete. A tutti grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.